Susi, lei è riuscita a compiere un piccolo miracolo, nel senso che pesava tantissimo e è riuscita con una dieta e con praticando l'attività sportiva a perdere tanti chili. Lei vorrebbe un po' lanciare un messaggio anche di speranza a chi ha gli stessi problemi. Come ha fatto? Intanto quanto pesava? Allora, io nel fine maggio del 2013 pesavo 110 kg. Il mio sogno era quello di avere un bel corpo, di diventare magra, sogno da quando ero piccola. Quando ha cominciato ad essere obesa? Ho cominciato ad essere obesa a circa 13-14 anni, anche se comunque ho iniziato ad aumentare peso ad 11 anni. Lei adesso ne ha invece? Ora ne ho quasi 19, ne compierò 19 luglio. E a questo punto, quindi arrivata nel maggio del 2013, ho detto: ma perché non posso realizzare il mio sogno? Ma ci sarà, diciamo, una svolta. Allora ho detto: Perché si iniziamo. sentiva in difficoltà, ovviamente era. Sì, mi sentivo in difficoltà, ovviamente essere obesa, cioè, è una situazione che ti allontana dal mondo, non riesci ad avere contatti con nessuno, ti senti chiusa in te stessa, senti di non poter piacere a nessuno, ecco. E allora diciamo che ho iniziato a fare questa dieta senza alcun aiuto, diciamo, senza l'aiuto di un Cioè lei da un dietologo. momento all'altro ha detto basta, adesso devo fare qualcosa per Sì, diciamo che tante volte ho detto va, iniziamo la dieta, però non ci sono mai riuscita, cioè la dieta durava 2 o 3 giorni e poi finiva me. Ma là. perché aveva fame comunque, cioè. Sì, cioè forse è un po' per problemi miei, non lo so, però Quante volte mangiava al giorno? comunque. Allora, da quando mi svegliavo la mattina, poi facevo merenda. Tipo cosa mangiava? Patatine in busta, La brioche mattina. la mattina, brioche. Certe volte anche mi facevo i panini di notte, cioè mangiavo anche la pasta di notte, facevo proprio. Quindi aveva questo stimolo continuo di Sì, avevo lo stimolo aveva continuo di fame. mangiare, sì, avevo sempre fame, cioè mangiavo di tutto e di più, qualsiasi cosa mi capitava avanti, cioè senza fare distinzioni, però trascuravo la frutta e la verdura, cosa che invece adesso mangio più frequentemente, perché ovviamente fa bene alla salute. Quindi diciamo Quindi a un che. certo punto ha detto basta, che cosa ha fatto quindi? Io ho iniziato quindi a mangiare di meno, a Però non è che fare. uno che dimagrisce, intanto quanti Sì. chili pesava lei? Allora, io pesavo 110 kg, ho iniziato a fare sport, tanto sport, cioè diciamo un'ora, un'ora e mezza di cyclette, e anche Ogni se giorno. ogni giorno, e più un po' di ballo così con Xbox, cose del Xbox genere. quindi in casa davanti al In casa, televisore. sì, in casa, tutto casalingo. E allora diciamo che ho perso tanti chili, cioè 50 kg in un anno e 2 mesi, sino a luglio del 2014. È una cosa difficilissima, ma al di là dell'attività sportiva, invece il suo rapporto con il cibo com'è cambiato? Diciamo che mi mantengo, cioè non ho più voglia di mangiare Adesso, cose ma pesanti. quando a un certo punto ha cominciato a fare la dieta, però avvertiva la fame, Sì, come faceva? avevo tanta fame all'inizio e mi trattenevo. Ovviamente dicevo, se voglio realizzare il mio sogno, mi devo trattenere, non devo mangiare. Infatti poi dopo 2 o 3 settimane il mio stomaco si è iniziato ad abituare con quello che ovviamente ingerivo, cioè frutta, per la maggior parte frutta e verdura. Poi Cioè, mi dica la dieta tipo che ha cominciato ad adottare dal giorno in cui ha la cominciato. dieta tipica. Sì. Allora, ovviamente colazione non può mancare, poi E cosa mangia a colazione? a colazione una tazza di latte con un brioche Kinder. Poi merenda ovviamente un frutto, una cosa così. A pranzo pasta però metà piatto, cioè 100 grammi a malapena. E il secondo che poteva essere una cotoletta, qualsiasi cosa, un hamburger, qualsiasi cosa, va tutto bene. L'importante è comunque mantenersi, cioè non andare oltre quello che il nostro corpo ovviamente richiede. Poi nel pomeriggio sempre un frutto, cose così, e la sera la cosa più importante è mangiare di meno la sera. E la sera carne magra, quindi petto di pollo con insalata oppure Simmental, una fettina di cavallo, cose leggere insomma.
E la bilancia immediatamente ha risposto. Sì, la bilancia ha risposto subito, cioè nei primi 3 mesi non so come nemmeno io come ho fatto, ho perso più di 30 kg. E... Quindi senza fare riferimento a queste diete miracolose di cui si parla, a questi prodotti, no. Lei non ha usato nessun prodotto, che, se non ha, in pratica ha adottato un po' lo schema della dieta mediterranea, no? Sì, non bisogna fare mai uso di medicine, di sostanze che possono far male al nostro corpo, no, questo no, assolutamente no. Bisogna mantenere una dieta sana, mangiare sano e fare tanto sport. Solo così si vedono i risultati, solo così. E in famiglia come l'hanno presa? Cioè, credevano a questo suo intento di voler dimagrire o l'hanno presa all'inizio un po'? All'inizio, vabbè, credevano, no, non ce la farà mai, ovviamente ero grandissima, cioè ero grossissima. Invece poi dopo un mese già i risultati si vedevano, cioè si vedevano subito. Infatti, con le foto... E invece nella sua vita esterna il rapporto con i ragazzi immagino che fosse difficile, no? Anche qualche problema magari ad essere accettata, esiste ancora questa un po' di pregiudizio nei confronti delle persone grosse, no? Non mi sentivo di piacere a nessuno, invece diciamo che dopo i risultati cioè è cambiato qualcosa. Quindi hanno cominciato a venire dietro i ragazzi, insomma si è creata, diciamo che la sua vita si è normalizzata da questo punto di vista. Lei aveva fidanzato? Sì. No, mai fidanzata, no. Però diciamo che qualcuno adesso... Si è avvicinato? Sì. Che studi fa adesso lei? Allora, io frequento il liceo Vincenzo Lilla, liceo classico di Francavilla Fontana, frequento l'ultimo anno, tra pochi mesi dovrò fare l'esame di Stato. Ma c'è qualcuno che magari non l'ha vista per un anno e poi l'ha incontrata e non l'ha riconosciuta? Sì, molti parenti, dopo un anno e qualche mese, cioè mi hanno vista, non mi hanno proprio riconosciuta, cioè mi passavano davanti. Ed è una bella soddisfazione. Sì. Lei ha voluto fare questa intervista e raccontare questa storia, perché? Perché voglio lanciare un messaggio a tutte quelle ragazze che sono, diciamo, come io ero, cioè obese, con qualche chilo in più, perché appunto voglio dire non lasciatevi andare, perché i sogni si possono realizzare. Basta essere tenaci, testardi e mantenere, cioè bisogna essere positivi.